Bella ragazzi, io sono The Rottier e oggi siamo tornati su Valentino Rossi The Game. Ancora una volta siamo ancora qua. Non mi ricordo, no, allora, non mi ricordo dove eravamo rimasti. Vediamo un po', ah sì, Valencia, per poi fare il Monzarelli Show e Endurance, il flat track. Vediamo se riesco magari a fare tutte e tre. Vediamo in base a quanto ci porta via il Monzarelli Show, in base a quanto ci porta via Valencia, che comunque non è una gara corta, diciamo, me la ricordo. Vediamo insomma in base al tempo, in base a quanto ho registrato, quanto penso che verrà fuori il video. Voglio cercare di portarvi più video possibili, perché comunque questo gioco è veramente fantastico. Come sempre, eccoci appunto al primo giro di prova, per poi passare direttamente alle gare. Allora, prima curva, questa me la ricordavo, solo che non l'ho fatta proprio bene, forse si poteva fare più veloce. Questa mi ricordo che si poteva spingere al massimo, però dovevi tenere l'analogico sempre verso sinistra. Qui si frena tanto per poi rispingere. Siamo sul bagnato, attenzione, perché il bagnato caratterizza alcune gare, ragazzi. Il bagnato può farti del bene come può farti del male, assolutamente. Intanto è fantastico perché nell'audio io nelle cuffiette sento le urla della gente che tipo ti incita. Qui si frena, ecco, tipo ora ho sentito le urla, però comunque lì devo frenare di più. Poi comunque ripeto, le prove io come sempre, ragazzi, le prove me le rifaccio, nel senso mi imparo poi il tracciato per bene. Ora magari vi farò qualche errore banale, però comunque ripeto, alle prove poi continuo a provare io e magari mi vengono meglio. Qui intanto ho sbagliato perché dovevo andare largo per poi rientrare. Qui rimaniamo stretti, usciamo e rientriamo. Vedete, infatti questa è la parte di tracciato più chiara, dovrebbe essere quella più utilizzata, quindi meno bagnata, quindi si scivola di meno. Esatto, questa qui. Sentite le urla intanto, tutti per The Rottier sono venuti ovviamente. Allora, qui si rientra così, si fa la serpentina, questa me la ricordavo, per poi accelerare e frenare, per poi rientrare e torniamo al punto dove siamo partiti prima, esattamente. In questo rettilineo c'è la serpentina che gira verso destra, eccola qui, e si rientra a sinistra. Qui si spinge al massimo e si frena. Ok, vediamo qui di rientrare bene. Spingiamo. Ok, non penso sia andata male. Abbiamo sbagliato qualcosina, però non penso proprio sia andata male. Quindi ragazzi, io appunto il primo giro ve l'ho fatto vedere, ci rivediamo direttamente in gara. Ok ragazzi, come vedete ho finito le qualifiche, ho finito tutto. Sono andate non bene, non male. Siamo quindicesimi, insomma in... quant'è? Sesta fila. Quinta fila, siamo tredicesimi. Non è andata proprio malissimo, però siamo comunque qui, dai, li abbiamo lì ragazzi. Le prove sono andate da schifo, idem il warm up, le qualifiche appunto avete visto. Siamo quindicesimi, tredicesimi, insomma quello che siamo. Ci mettiamo subito in scia di questo qui, di Oetl. Attenzione ragazzi, ci prendiamo subito l'ottava posizione. Il nostro obiettivo è quello dell'altra volta, arrivare sopra la decima posizione. È sempre quello il nostro obiettivo principale. Ragazzi, non è una pista facile questa, anche perché durante le qualifiche dura sempre, in pratica ha piovuto. Qui c'è Bulega, nostro compagno di team, che tra l'altro ha cambiato, perché prima non era dello Sky Racing Team, ragazzi. Mi sembra abbia cambiato Bulega. Siamo quarti, miracolosamente. Attenzione, attenzione. Queste curve sono brutte perché c'è la pioggia. Non sono belle. Vorrei un podio in vista dello scorso podio ricevuto dove eravamo? In Malesia, mi ricordo. Quello sono sicuro. Sepang, a Sepang. Ok ragazzi, abbiamo superato Binder. Ora ci sono Navarro e Fenati davanti a noi. Abbiamo sbarcato un po', però ci sta, ci sta. Ora qui si frena e si rientra.
Ok, Navarro, ti vengo a prendere. Te lo dico. Ti vengo a prendere, Navarro. Ok, ragazzi, ci dovremmo essere, dai. Siamo in scia di Navarro. E la nostra moto è competitiva, fidatevi. La nostra moto è competitiva, siamo in scia di Navarro. E si vede perché siamo molto più veloci. E si vede che l'abbiamo ripreso. Abbiamo ripreso Navarro, però dobbiamo frenare prima di tutti in quanto abbiamo preso la scia. Frenate qui davanti, ragazzi. Non è poi così distante, Navarro ci sta dietro però, non ci vuole mollare. Si prospetta, si dice. Sì, mi sa di sì, si dice. Stavo dicendo che si prospetta, non mi ricordo se si dice, cioè sinceramente un attimo c'ho questo vuoto. È comunque una gara emozionante, ragazzi. Attenzione, contatto Navarro De Rottier, contatto Navarro De Rottier, ma non è successo nulla. Sfortunatamente, aggiungerei. No, scherzo. Allora, Navarro ci ha superato, però noi siamo qui, siamo competitivi come tutti gli altri d'altronde. Come tutti coloro che ci stanno dietro. Siamo usciti un po', ma ci sta, siamo usciti veloci, siamo usciti. Qui dietro abbiamo Binder che è accanitissimo e vuole la sua terza posizione, la sua classica terza posizione. Attenzione, proviamo l'attacco a Navarro sull'interno. Navarro è molto più lento e lo prendiamo questo secondo posto. Andiamo ad attaccare Fenati ora, perché rimane solo lui da superare. Oh, questa curva non l'abbiamo fatta proprio velocissima, però Navarro non ci è riuscito a stare dietro, cosa molto buona. Ok, ragazzi, abbiamo quasi ripreso Fenati. Abbiamo quasi ripreso Fenati, attenzione. Attenzione perché gli siamo dietro. Ora l'importante è frenare bene come non detto. Gira. Non siamo usciti bene, per niente proprio. Però abbiamo distaccato quelli dietro. Fenati non riesco a prendergli la scia, assolutamente no. È uscito molto più veloce di noi, assolutamente. Intanto lì dietro se le danno delle belle e delle brutte. Fenati, guarda che arrivo. Guarda che arrivo. Giro 3 di 3, ragazzi. Siamo nel podio per il momento. Siamo in seconda posizione, vogliamo la prima. Vogliamo la prima, vogliamo la prima. Vieni qui. Farà un errore prima o poi, ragazzi. Prima o poi farà un errore questo qui. Non può essere perfetto. Nessuno lo è, caro Fenati, fidati. Noi siamo ancora incollati a lui. Noi siamo ancora. Se, non sembra, ma fidatevi, siamo ancora qui. Non sembra, ma siamo ancora qui, fidatevi. Loro ci sono dei pezzi che fanno più veloci, ma ci sono dei pezzi che fanno più lenti di me. Mentre qui la folla ci acclama. Ripeto, è venuta solo per noi la folla. Solo per De Rottier. Ok, lui qui dovrebbe aver perso, non lo so sinceramente, però penso di sì. Vediamo al prossimo intertempo che mi sa che è il traguardo. No, non è vero, c'è un intertempo qui, appena si gira. Attenzione, proviamo l'attacco sull'interno. Siamo larghi, siamo larghi, siamo larghi, però lui ha perso sicuramente. Noi siamo attaccati. Siamo qui, ragazzi, all'ultima curva dobbiamo tentare il tutto per tutto. All'ultima curva dobbiamo tentare il tutto per tutto. Gli siamo attaccati, siamo qui, ragazzi, siamo qui, ragazzi. Ci siamo. Dai ragazzi, all'ultima curva. All'ultima curva, all'ultima curva, siamo sull'interno, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo ragazzi, ci siamo, ci siamo ragazzi, ci siamo. Copriamoli come l'altra volta, come l'altra volta, come l'altra volta, come l'altra volta, non lo lasciamo passare. E siamo di nuovo primi. Che gara spettacolare, un'altra volta. Un'altra volta. In prima posizione, mamma mia. Mamma mia, giro migliore, è di De Rottier tra l'altro, bellissima gara ancora una volta, stupenda. Intanto qui ci prendiamo condizione fisica e frenata, l'abilità. Non so se vedete il simboletto c'è. E così abbiamo finito la prima stagione insieme. Non so tu, ma io sono davvero contenta di come è andata. Sono Ci sono già un contentissimo sacco di anch'io. team pronti a offrirti un contratto per il prossimo anno. Ci Tra credo. qualche giorno parleremo delle loro offerte, ma prima controlla la mail. Valentino ha una sorpresa per te. Valentino, una sorpresa per me, ragazzi. Prima ascoltiamo Ragazzi, il suo manca audio. pochissimo al rally di Monza e spero che siate carichi perché quest'anno mi sento in gran forma. In bocca al lupo a tutti. Ragazzi, il rally di Monza facciamo faville. Facciamo faville. Tu dici trovarci per fare la Fiesta Rally? Sì, vengo. Eccomi. Ci sono. Oh, mamma mia, quanta bella, ragazzi. Oh, mamma mia.
al Monza Rally Show SS7 Ascari 1. Mamma mia, ragazzi. Tracciato bagnato, che bello però. Come avrai capito, all'Academy ci piace tutto quello che ha ruote e motore. Alla fine di ogni stagione veniamo tutti qui a Monza per il Monza Rally Show. Per te è il primo anno con noi e non vogliamo darti troppi impegni, ma ho voluto invitarti lo stesso per un test. Niente di troppo impegnativo. Dovrai fare 2 giri del circuito con la mia Fiesta Rally. Credo ti divertirai. È tutto pronto. Quando vuoi possiamo cominciare. Mi divertirò un sacco, Vale, eccomi, scendo. Il Monza Rally Show attira piloti da tutto il mondo ed è una delle mie gare preferite. Oddio, ragazzi. Con la macchina di Valentino Rossi, guardate quanto è bella. 3, 2, sentite quanto urla. 1, vai. Vai. 30, sinistra 2. Oddio. Ragazzi, ho realizzato ora che c'erano tipo i cose che mi dicevano di andare a sinistra. Fortunatamente mi sono accorto. Ok, bella curva, bella curva. Questa mi è piaciuta. Bisogna, mi sa, derapare un sacco. Nel rally bisogna derapare veramente tanto, mi sa. Stiamo a destra. Chicane doppia, è la serpentina chicane, giusto? Vabbè, ragazzi, questa macchina, vi giuro, freno e fa quello che gli pare. Cioè, ho frenato a malapena. Penalità di 3 secondi, così a caso. Abbiamo sbagliato. Stai a destra, chicane singola. Chicane singola, ok, Vale. Ok. Buttiamo giù tutto, chi se ne frega. Ragazzi, non riesco a frenare, non so con che... Tornante sinistro. Ah, ok, forse... Destra 2, apre lunga. No, ragazzi, non gira. Non gira. Per tornante destro, per tornante sinistro, lungo. Per destra 3.000. Stiamo andando lentissimi, ragazzi. Però vabbè, alla fine, la prima volta che lo facciamo, cavolo. Mai fatto in vita mia rally. Cioè, giochi di rally veri e propri sì, però. Nel senso, mai fatto qui su questo gioco il rally, quindi. Ma guardate, ragazzi! Io vi vorrei far vedere quello che ho fatto. Ho premuto questo qui per frenare. Adesso non mi ricordo come si chiama, che sono abituato con i tasti da player. Però comunque ho premuto l'L2 della PlayStation per frenare. E ha fatto un bordello. Cioè, ha fatto tutto da sola. Destra 2. Che significa, Vale? Spiega. Vabbè, questa macchina va dove gli pare, ragazzi, ve lo giuro. Ve lo giuro, sta facendo quello che vuole. Grazie che siamo arrivati. Scusami, Vale, ma io proprio non sono. Oh, poverino, io ho distrutto la macchina. Ehi, grande. Vabbè, ovviamente ultimi. Non so perché, ma ho come l'impressione che l'anno prossimo avrò un pilota in più da tenere d'occhio. Ok, Vale, grazie, ma non siamo andati forte, abbiamo avuto un minuto di ritardo dal primo. Cioè, scusami, contraddirti, però abbiamo avuto un minuto di ritardo dal primo, non siamo andati poi così forte. Bentornato! Valentino ha mandato a tutti l'invito per l'Endurance, una gara a squadre che si corre ogni anno in questo periodo. Siccome sei nuovo alla VR46 Riders Academy, non sei ancora tra i partecipanti, ma sappi che dall'anno prossimo potrai correre anche tu. A proposito, se i tuoi risultati in campionato saranno abbastanza buoni, correrai in squadra con Valentino. Quindi l'Endurance non la facciamo, da quello che ho capito. Esatto, non la facciamo, quindi ci facciamo direttamente... Oh, attenzione, allora mi sa che chiudo qui. Non so se chiudere qui, perché vi faccio scegliere a voi il team dove andare. Ci sono tutti i team, ragazzi. C'è quello di Navarro, c'è lo Sky Racing Team, anche possiamo rimanere tranquillamente qui. Ragazzi, mi sa che concludo qui perché vi faccio scegliere a voi. A meno che questa è quella di Rodrigo e Che Guevara, ormai lo chiamo così. Vediamo un po' i piloti. Diciamo, insomma, queste vedete puntano posizione media, nel senso quindicesima posizione circa. Queste sono le prestazioni più alte. Binder è il terzo. Qui c'è Danilo Antonelli. Navarro che è sempre più o meno lì davanti. E Fenati. Comunque lo Sky Racing Team. Ragazzi, mi sa che... Allora, chiudo qui l'episodio. Scegliete voi nei commenti. Ditemi quale team devo scegliere tra tutti questi. Anche se penso che comunque io preferisco che scegliate tra questi tre.
tra VR46, il team di Valentino, l'Estrella Galicia e la Red Bull. Quindi appunto fatemi sapere sotto nei commenti, nel caso non riesca, non nessuno mi dica niente, io sceglierò, diciamo, a mio piacere. Quindi noi diciamo che per questo episodio può finire qui, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!